Metodologia PRIL. Che cos'è il CRIL? È l'insegnamento di una qualunque disciplina presentata in lingua straniera. Per quale motivo? Aumentare le competenze comunicative, linguistiche e disciplinari e le altre che sono scritte di seguito. Qual è la finalità? Noi abbiamo sintetizzato queste quattro finalità. Quali sono gli obiettivi? Avere approfondire, migliorare, conoscere, comprendere, rilevare. Quali sono le scelte metodologiche didattiche? Disciplinare, semplificare, favorire, assicurare, coinvolgere, far acquisire, apprendere, apprendere. Cosa privilegia la metodologia PRIL? L'uso della lingua straniera per comprendere, chiedere e rispondere, codificare e decodificare, ricercare, analizzare, spiegare e giustificare, inoltre verificare. Nella scuola la modalità di attivazione sono le seguenti. La codocenza è un'operazione necessaria nell'attivazione di questa metodologia e viene progettata in termini di programmazione didattica condivisa, coordinamento dell'attività, trasparenza degli obiettivi, capacità di lavoro in team, cooperazione fra le risorse. Vediamo un esempio di una unità di apprendimento integrata tra matematica, francese e inglese, relativa al confronto tra gli elementi di un triangolo. I destinatari sono ragazzi della terza. Gli obiettivi sono i seguenti. I contenuti integrati e condivisi, il linguaggio simbolico verbale scritto, i simboli grafici, la numerazione e le misure di grandezza, la frase semplice, la frase dichiarativa, negativa ed interrogativa, i connettivi logici, la sequenzialità delle frasi, l'equivalenza, la comparazione, le relazioni esistenti fra gli enti geometrici. Il progetto è stato monitorato e valutato. Per verificare le ipotesi di miglioramento delle competenze linguistiche e comunicative, si effettua una valutazione delle competenze linguistico-comunicative in ingresso prima dell'esperienza CLIL, ed in uscita a conclusione dell'esperienza in modo da effettuare la comparazione fra due momenti didattici. Per verificare e validare l'ipotesi di miglioramento della competenza riferita allo standard della disciplina, in questo caso matematica, si effettua prima dell'esperienza CLIL un test specifico sul nucleo spazio forma e a conclusione dell'esperienza una verifica per comparare i due momenti. Sperimentazione. Qui c'è la presentazione dei docenti. Qui c'è un piccolo vocabolario in inglese, francese e italiano sulla terminologia usata. E qui c'è il confronto fra gli elementi di un triangolo. Tutto scritto in lingua in inglese e francese. Per esempio, la somma dei due cateti è maggiore dell'ipotenusa, cioè 3 più 4, nell'esempio in figura, è maggiore di 5. Domanda: A più 5 è maggiore di? 5 più 4 è maggiore di? E così proseguendo nell'attività, la somma dei cateti è più grande dell'ipotenusa.
L'ipotenusa è opposta all'angolo retto. In un triangolo l'angolo retto è opposto all'ipotenusa. La somma degli angoli acuti è uguale a 90 gradi, per esempio, se vedete 30, gamma sarà 60. Se quindi è 45 gamma sarà, se 45 più un angolo uguale a 90 gradi, beta più gamma uguale a 90. Conclusioni. Abbiamo dimostrato un enunciato geometrico attraverso semplici grafici ed elementi linguistici fondamentali, strutturati in maniera essenziale ma contenenti tutti gli elementi dell'uso funzionale sia della lingua straniera che della disciplina. Gli allievi ci hanno restituito un positivo feedback in modo e in termini di competenze linguistiche e matematiche, da cui partiremo per la prossima sperimentazione.